Buonasera a tutti e bentornati a Levante. Diamo subito il benvenuto agli ospiti di questa sera che sono Arnaldo Vitangeli. Ciao Arnaldo, bentornato. Ciao Margherita, buonasera, buonasera Roberto e un saluto a tutti quelli che ci ascoltano. E come preannunciato da Arnaldo, buonasera a Roberto Quaglia. Eh, ciao Margherita, ciao Arnaldo, un saluto a tutti quelli che ci seguono. Allora, questa settimana ne abbiamo viste un po' di situazioni anomale, particolari, che ci porteranno sicuramente ad ulteriori escalation di guerra. Questo ce lo siamo già detti, eh, non è pessimismo, ma è la realtà dei fatti quello che sta accadendo. Siamo appena reduci da uh, uh, un nuovo bombardamento su civili uh, a Beirut. Sembra che uh, ci siano dei morti anche nei capi, tra i capi di Hezbollah, ma Hezbollah non ha ancora. Uh, ovviamente è confermato, lo sapremo nelle prossime ore, quello che succederà, ci sono reazioni sia da parte dell'Iran che della Siria, ovviamente anche da parte di Hamas. E, Israele quindi senza limiti dice che non può più avere linee rosse per tutelare uh, la sua popolazione che sta nel nord del Libano e quindi inizia a bombardare il sud del Libano in maniera piuttosto pesante ed evidente. E dice che non ha più altro, non gli rimane nient'altro da fare. Ovviamente Washington si schiera dietro un no comment, in quanto dice: non, sono, non siamo stati avvisati di questa nuova escalation che va avanti di giorno in giorno. Nel frattempo, però, a Bruxelles è successo qualcosa di importante. Al di là del fatto che oggi la Ursula von der Leyen sia andata per l'ottava volta a Kiev e abbia promesso. 35 miliardi di euro in prestito, non si sa poi come ce li possano tornare eh, gli ucraini eh, questi 35 miliardi di euro, perché in onore ovviamente alla democrazia che noi porteremmo, eh, risulta poi eh, poche ore fa che eh, dalla, Gran, dalla Gran Bretagna ci sia stata l'offerta a favore della, di Kiev e dell'Ucraina di entrare immediatamente nella NATO, ma insomma di questo se ne continua a parlare. Ma forse sembra questo ancora poca cosa rispetto al fatto che, ieri stavo dicendo sì. a Bruxelles, è come se l'Europa avesse dichiarato guerra alla Russia. Almeno io la interpreto così. E a quanto pare anche i russi non sono molto contenti, visto che addirittura Volodin, il capo della Duma, eh, ha precisato: ricordatevi che i nostri missili di Sarmat in 3 minuti e 20 secondi possono arrivare a Strasburgo. Arnaldo. Allora, io concordo con te, è un fatto eh, gravissimo e eh, assolutamente surreale. Innanzitutto, perché l'Europa non esiste. È vero che ha dichiarato guerra alla Russia, ma è altrettanto vero che eh, le istituzioni europee non hanno titolo per occuparsi di eh, questioni di, di politica estera né. Ancor meno di questioni di, di uh, sicurezza internazionale. Oltretutto, il Parlamento europeo è un organo puramente fittizio, un organo puramente uh, di, di rappresentanza: non ha poteri decisionali, quindi uh, i russi. Voglio sperare che questo lo sappiano. Il problema è che eh, al di là di quello che il Parlamento europeo dice e, e parla appunto di, eh, nella sua impotenza, comunque parla di, di una dichiarazione di guerra, ma il problema è quello che fanno le cancellerie delle potenze europee. La Gran Bretagna non è all'interno dell'Unione europea, però è di sicuro eh, il paese europeo che spinge di più. Per una guerra totale contro la Russia e eh, la, la Germania tende a, ad adeguarsi l'Italia che aveva avuto un, un minimo di eh, a, approccio tendente alla moderazione ne, nei limiti della mancata sovranità che l'Italia ha eh, sta, sta iniziando a, a adeguarsi ad esempio, eh, il governo italiano ha, ha confermato che sarà inviata agli ucraini il, eh, un altro sistema missilistico SAMTI, che tra le altre cose è estremamente costoso e eh, sarebbe necessario per difendere la sicurezza del nostro paese, specialmente in una situazione, poi ne parleremo, di, di rischi. Di deflagrazione di conflitti all'interno del Mediterraneo, quindi un sistema, un sistema così avanzato di protezione dei cieli ce lo dovremmo tenere stretto e non mandarlo in Ucraina. A me sembra eh, che, sia dalle dichiarazioni del Parlamento europeo, sia dal, dalle azioni e dalle parole delle varie cancellerie europee, che su entrambi i piani cioè sia sul conflitto ucraino che sul conflitto medio orientale, l'Occidente spinga per, per lo scontro. Le provocazioni di Israele vanno di pari passo con la, eh, le, le parole bellicistiche, le azioni guerrafondaie dei paesi europei. Il, il, ma la maniera in cui io la interpreto è eh, che per, per ragioni diverse, ma in ogni caso, l'emersione di un sistema multipolare minaccia l'egemonia eh, delle potenze occidentali, degli Stati Uniti, fondamentalmente, in misura, in misura minore della Gran Bretagna, e di conseguenza, eh, quando un, un egemone è sotto minaccia, se ha una grande potenza militare, risponde eh, attraverso l'utilizzo della forza. Nella realtà, queste guerre, l'una e l'altra, sono state cercate da coloro che eh, dicono di doversi difendere, sono state eh, volute e si è impedito, si è impedita qualunque soluzione negoziale all'inizio del sanguinosissimo conflitto ucraino. I russi eh, e gli ucraini erano sul punto di trovare un accordo. Il premier britannico si è precipitato a Kiev per. Eh, dire a Zelensky che non doveva assolutamente eh, arrivare a, una, a un trattato a, un, a una forma di, di accordo con la Russia la stessa cosa sta avvenendo nel, nel vicino oriente quante volte abbiamo sentito sui gli imbarazzanti giornali italiani che la, la tregua era sul punto di essere firmata che eh, il gli Stati Uniti, l'Unione Europea, la comunità internazionale spingeva. Puntualmente dopo c'erano provocazioni da parte di Israele, bombardamenti, eh, uccisioni, azioni che avevano proprio lo scopo di eh, tirare nel, nel conflitto l'Iran, fondamentalmente. E eh, gli israeliani lo dicono esplicitamente. Quindi noi abbiamo un'Europa, un con una divisione totale tra eh, la volontà e, e gli interessi dei popoli europei, che sono soprattutto quelli italiani, ma non solo, largamente pacifisti, e governi che invece gettano benzina sul fuoco di uno scontro che può essere potenzialmente di natura nucleare, per mantenere, per cercare di mantenere la traballante egemonia del loro. Eh, del loro stato di riferimento, cioè della potenza egemone, che sono gli Stati Uniti. Finora i russi sono stati estremamente razionali, estremamente prudenti e hanno evitato che la situazione deflagrasse, ma eh, non, non possiamo contare su questo in eterno. Arriverà il punto in cui la corda si spezzerà e se la corda si spezza, gli effetti per tutti noi saranno devastanti, mentre già lo sono ora dal punto di vista economico. Io credo che eh, l'accordo si sia già spezzata da ambo le parti, perché comunque oramai la situazione è palese e, e si tratta semplicemente di eh, effettuare dei passi in avanti ogni giorno di più. Cioè, eh, oramai la guerra è assodata, nessuno di noi può dire non siamo più in guerra, Questo, oramai questa è la situazione in cui Uh, viviamo e dobbiamo assolutamente rendercene conto. Ovviamente non viviamo in mezzo alle bombe, ma questo è un altro tipo di guerra. La, ma uh... i russi sì, cioè noi eh, è vero che siamo in guerra, ma mentre noi non abbiamo eh, sulle nostre teste i missili russi, i russi hanno sulle loro teste i missili occidentali ed europei. Alcuni bombardamenti sono secondo molte fonti, partiti da, da paesi europei. I caccia sono partiti da paesi europei. E fa una bella differenza. Cioè, un conto è dire noi facciamo una guerra per procura in Ucraina, ma non vi tocchiamo. Un'altra cosa è dire noi bombardiamo il vostro territorio. E dobbiamo essere pronti, in questo caso, alla, alla reazione per cui loro bombardano il nostro territorio. Io vorrei vedere che cosa direbbe l'opinione pubblica italiana e i partiti politici italiani se in tutta risposta ai missili europei, compresi quelli italiani che piovono sul territorio russo, iniziassero a piovere sulle nostre città i missili personici eh, di Mosca? Eh certamente non mancherà ancora molto, probabilmente, però forse neanche ce ne renderemmo conto. Eh, vedremo come vanno le cose eh, in questo ambito. Sicuramente però questa settimana siamo entrati in una nuova fase della guerra che non avevamo mai visto prima. Eh, il Mossad o chi per il Mossad ci ha dimostrato che esistono, che esistono nuovi tipi di armi che possono essere utilizzati da un momento all'altro, che possono essere utilizzati da chiunque, eh, che possono colpire eh, in un ampio raggio e possono fare dei danni molto molto gravi molto importanti. Abbiamo visto negozi interi esplodere. Abbiamo visto abitazioni esplodere. Abbiamo visto diversi tipi di esplosioni non sono state tutte quante uguali. Abbiamo visto delle esplosioni con molte fiamme. Abbiamo visto cenere per quanto riguarda le batterie in uh, al litio. Abbiamo visto delle uh, delle delle immagini nuove. E questo è un fatto assolutamente innovativo che ci porta a dire che eh, oggi siamo tutti quanti potenziali obiettivi, oggi siamo tutti quanti dissidenti probabilmente e in qualsiasi momento ad ognuno di noi può succedere qualcosa. Questo lo possiamo, eh, lo possiamo affermare eh, tranquillamente dopo quello che abbiamo visto. Sicuramente siamo di fronte ad un qualcosa che accelera la situazione bellica. E accelera anche eh, non la nostra paura, ma dovrebbe accelerare anche le nostre azioni per porci al riparo da quanto sta avvenendo. Roberto, quello che sta avvenendo è molto pericoloso anche da un punto di vista psicologico, perché i danni per quanto riguarda i due attentati dei giorni scorsi eh, compiuti nei confronti di Hezbollah sono stati eh, oltre che eh, le vittime. Eh, sono stati anche proprio psicologici perché ci hanno aperto lo sguardo a qualcosa di che può sembrare misterioso ma che è assolutamente pericoloso e che cambia può cambiare i nostri destini Roberto sì eh, praticamente è una guerra che ci immagineremo soltanto in un film di fantascienza ci sono stati eh, dei film che hanno previsto anticipato scenari eh, affini, per esempio, c'era Kingsman, un film divertente d'azione, dove venivano utilizzati i telefonini per eh, influenzare, per a un certo punto scatenare delle reazioni omicide negli individui. Chiaramente era eh, ironico, era, era inverosimile però c'è l'idea appunto di militarizzare la tecnica di tutti i giorni eh, per ottenere appunto eh, risultati militari. Quello che è successo stavolta è paradigmatico nel senso più profondo del termine, ovvero ha settato un nuovo paradigma che, del quale non ci libereremo più. più. Eh, D'ora in poi tutto il mondo sa e saprà che qualsiasi, eh, eh, qualsiasi eh, gadget elettronico, qualsiasi strumento tecnico con delle elettroniche dentro, eh, può venire militarizzato contro di lui. Eh, questo ha tantissime implicazioni. Innanzitutto, eh, gli israeliani hanno dato il via a una nuova corsa alle armi, perché a questo punto possiamo immaginare che in tutto il mondo tutti quelli che possono avere delle mire possano considerare di imitare gli israeliani. Quindi, è come il primo che lanciò una bomba di un, o usò un'arma di un nuovo tipo, tutti gli altri use, copieranno la sua arma, quindi hanno aperto un vaso di Pandora nuovo, che non, che non immaginavamo se non appunto nell'immaginario di qualche sceneggiatore di Hollywood. In secondo luogo, militarizzando la tecnica, eh, parliamo di eh, strutture tecniche eh, neutrali. In, eh, perché la, ne, nessuno ha mai pensato ai, ai certe persone o ai telefonini o altro come a degli strumenti di guerra o politici che possono venire schierati in uno scontro. In questo caso sono stati militarizzati. A questo punto eh, hanno mili militarizzato in, le intere infrastrutture tecnologiche, e ne per inciso, quelle dell'Occidente collettivo, di cui appunto l'Israele fa parte. Per certi versi è una riedizione, anzi una escalation dello stesso processo che ha portato gli Stati Uniti al uh, processo di dedollarizzazione eh, galoppante. Nel momento in cui gli Stati Uniti hanno militarizzato le strutture finanziarie, economiche, monetarie e il loro stesso dollaro nella loro crociata contro la Russia, si trattava di infrastrutture neutre, infrastrutture che. Venivano usate in tutto il mondo eh, perché era più pratico da parte dei, dei, diciamo, di tutte le nazioni del mondo, di tutte le forze del mondo, usare un'infrastruttura un già esistente piuttosto che eh, creare le proprie infrastrutture. Perché creare un nuovo? circuito SWIFT per le transazioni interbancarie, se c'è già lo SWIFT che è neutro e garantisce in tutto il mondo, nel momento in cui gli americani hanno militarizzato per esempio eh, il, il circuito SWIFT per le transazioni escludendo la Russia da, da esse, le banche russe da esse, ecco che creano eh, una frattura nel mondo che porterà non solo i russi ma tantissime nazioni del mondo, in prospettiva la maggioranza delle nazioni del mondo, a ricorrere a nuovi circuiti SWIFT, analoghi SWIFT, che emergessero e infatti stanno emergendo appunto in Russia e in Cina, per esempio, eh, perché più affidabili, perché neutri, perché non militarizzati e quindi pros in prospettiva non utilizzabili contro di loro. Perché il grande messaggio, come già comunichiamo varie volte nelle nostre discussioni, eh, in merito appunto alla di militarizzazione di tutte queste infrastrutture neutre, è quello oggi alla Russia, domani a voi. Per esempio, avete il vostro denaro sovrano della vostra nazione nelle banche occidentali perché non vi fidate a tenerne nel vostro stesso paese. Ebbene, guardate cosa è successo alla Russia, domani potrà succedere all'Arabia Saudita o altri paesi di vedersi tutti i soldi bloccati ovvero militarizzando l'infrastruttura finanziaria eh, si, si, si procede a una rapina praticamente, a una appropriazione di debito su scala colossale. Adesso lo stesso fenomeno l'abbiamo visto traslato, trasposto sul piano della tecnica eh, di consumo, eh, nel, nella fattispecie appunto i pager che sono esplosi. Che cosa vuol dire? Che adesso in tutto il mondo iniziano a porsi la domanda Uh, un sacco di persone, quelle che pensano a ci picchia, però se oggi l'hanno fatto contro Hezbollah, un domani lo possono fare contro di me. Un giorno lo possono fare contro non so, quelli, tutti gli iraniani, lo possono fare contro i venezuelani, ma po lo possono fare anche contro l'Arabia Saudita, lo possono fare contro qualsiasi eh, entità. Che essi riconoscano come un nemico e si sa che ci vuole poco, basta eh, sottrarsi al ruolo di vassalli piegati a 90 gradi. Questo cosa vuol dire in prospettiva? Vuol dire che tutto il mondo adesso sentirà un fortissimo eh, bisogno di diversificare in maniera eh, netta, recisa, eh, tutte le, eh, diciamo, le, le produzioni di. Eh, di, di beni di consumo elettronico e noi abbiamo già visto che esistono, per esempio, sì i prodotti elettronici, i eh, made in Occidente collettivo, ma esistono anche quelli fatti in Russia, fatti, soprattutto fatti in Cina, eh, che non hanno molto da invidiare a quelli in Occidente. Eh, possiamo chiaramente, eh, ragionevolmente dire, che se, eh, se i libanesi avessero comprato i loro pager dalla Cina direttamente oppure dalla Russia eh, nulla sarebbe capitato a loro e nessuno sarebbe morto. Eh, in futuro sarà improbabile che qualcuno si fidi di nuovo eh, se si trova in una nazione a rischio di essere eh, demonizzata eh, dagli egemoni, che si fidi di nuovo di queste infrastrutture che hanno già tradito una volta i, i loro consumatori. Quindi penso che Assisteremo a grandi fratture anche tecniche eh, della tecnica eh, che appunto eh, condurrà a scenari difficilmente prevedibili oggi. Per certi versi, così come gli Stati Uniti hanno suicidato il dollaro nella loro militarizzazione dello stesso, è probabile che gli israeliani abbiano suicidato l'industria occidentale, io non parlo a breve termine, ma nell'arco di magari 10-20 anni, abbiano suicidato l'intero mondo della tecnica occidentale in prospettiva quando l'80% del mondo, la vera comunità internazionale, quella che non fa parte dell'Occidente collettivo, eh, in futuro riterrà molto più affidabile ricorrere appunto a prodotti che non siano eh, che non siano stati eh, creati fisicamente assemblati in paesi eh, che hanno dimostrato di essere completamente inaffidabili come appunto il caso di questi giorni dimostra sì però eh, secondo me c'è anche un altro aspetto eh, noi abbiamo eh, dato molta importanza troppa importanza alla tecnologia per tutta una serie di motivi abbiamo eh, confuso la tecnologia con il progresso per molti versi e in questo modo abbiamo ehm, militarizzato anche l'uomo stesso, lo stesso corpo dell'uomo l'abbiamo militarizzato perché abbiamo identificato il corpo dell'uomo con degli accessori esterni perché ormai nessuno di noi è in grado di vivere senza degli accessori esterni che ci danno il sapere, che ci danno la conoscenza, almeno noi per la maggior parte dei casi riteniamo così anche se non lo è. Quindi abbiamo disumanizzato l'uomo eh, senza neanche rendercene conto di dove stavamo arrivando e oggi siamo arrivati a questo punto in cui dobbiamo per forza rendercene conto, dobbiamo comunque capire che abbiamo addosso a noi degli strumenti. Che sono pericolosi non solamente dal punto di vista delle onde cerebrali, perché c'è anche questo: non solamente dal punto di vista del fatto che non riusciamo più a pensare autonomamente e forse non riusciamo neanche più a provare a provare dei sentimenti in maniera autonoma, ma eh, siamo diventati noi stessi il vero rischio, il vero pericolo per noi stessi, eh, aumentando la follia che già pervade questo mondo. Non possiamo lamentarci se noi siamo governati da dei folli, perché probabilmente anche noi. Abbiamo aiutato a dare le chiavi delle nostre coscienze a questi folli. Roberto sì, sì è, è, è vero, e è, questa follia comunque si manifesta proprio nel fatto che queste estensioni di noi, che sono appunto la tecnica, che sono estensioni, le percepiamo come parte del nostro corpo, in questa ragione è una follia. Ma proprio perché le percepiamo come un'estensione del nostro corpo, smettiamo di chiederci da dove vengono, chi le controlla e di, cioè, ci dimentichiamo che non sono il nostro corpo, sono parte di un corpo estraneo, in questo caso il Mossad, perché queste, quegli strumenti erano un pezzo di Mossad che essi portavano con sé, ma non lo sapevano perché lo confondevano con il proprio corpo, dal punto di vista proprio mentale. E... E questo per inciso avviene sia per gli oggetti fisici che per le piattaforme astratte, come per esempio anche i social network, anche la, la email, Gmail, eh, per esempio Gmail oppure Facebook oppure Instagram. Io, girando, facendo viaggi, eccetera, mi sono trovato in paesi che fanno parte delle cosiddette appunto delle liste nere, no? dei globalisti, quelli che, che hanno giurato, l'hanno giurata gli Stati Uniti, ma poi le persone che pensavano di... Cioè, che su un certo piano eh, facevano l'opposizione agli Stati Uniti o la guerra, diciamo, nelle loro teste. Gli Stati Uniti e poi usavano questi strumenti in quanto estensione di loro, per cui mi davano il loro indirizzo Gmail e mi chiedevano il mio indirizzo Gmail, quando di fatto. Significa che loro parcheggiavano tutte le loro comunicazioni e i loro pensieri su dei server essenzialmente controllati dalla CIA. Quindi, di fatto, c'è un paradosso che essi non coglievano che il corpo che essi sentivano come proprio, che è quello il corpo, in questo senso della, tecnico no? eh, digitale. In realtà era un intruso che, eh, che di fatto. Eh, era posseduto dai loro, diciamo, acerimi nemici. In questo senso, quest le, proprio il caso adesso de esplosioni in, 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 in Libano suona una grandissima sveglia. Io penso che appunto molte persone si renderanno conto di quanto questi, queste finte estensioni di noi, perché noi le immaginiamo come estensioni, ma non lo sono. Vengono usate come estensioni, però di fatto non lo sono realmente, biologicamente, non solo siano appunto illusorie, ma sono anche dei cavalli di troia eh, di persone che ci possono voler male. Un domani, eh, adesso, una delle notizie recenti è che eh, l'Italia st starebbe cedendo eh, praticamente il controllo sulla propria cibersicurezza eh, a Israele. Questa è un'altra notizia di questi giorni, il che significa dare le chiavi in mano a quelli che hanno appena fatto questo scherzetto. Chiavi, le chiavi in mano di cosa? Le chiavi in mano di tutto, perché la cibersicurezza significa in prospettiva nell'internet delle cose che ci viene magnificato, nell'era della digitalizzazione che ci, viene man, che ci viene esaltata, significa il fatto di poter controllare in prospettiva, non domani ma dopodomani sì. Tutti gli oggetti tecnici con cui noi interagiamo a partire dal frigorifero. Noi avremo in futuro il frigorifero di una persona che sta antipatico a qualcuno in qualche paese remoto che magari. Eh, ti, 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 sì, ti, 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 ti taglia la testa mentre ci metti la testa a prendere qualcosa perché si chiude a ganascia. Oppure un'automobile elettrica guidata in remoto, di quelle che appunto già esistono, tipo le Tesla, eccetera, che in futuro magari va a sbattere contro un albero per, eh, per volere altrui, perché è già in, inserita internamente la possibilità, per non parlare di auto che in futuro sono già accessoriate dell'autobomba no, che ti fa esplodere quando qualcun altro decidesse. Che tu non lo sai, ma è nascosta dentro l'auto, dove c'è molto più spazio per nascondere delle bombe rispetto, per esempio, a un walkie talkie. Quindi in prospettiva, eh, noi, eh, se non diciamo ci svegliamo da, da, questo, da questo torpore, eh, vivremo in, anche in Italia, proprio per esempio che ho fatto. In un mondo dove ognuno di noi avrà non una, ma mille spade di Damocle pronte a ferirci o a danneggiarci qualora noi sbagliassimo il commento su Facebook. Adesso estremizzo, ma è possibile anche questo. Tu fai uno, 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 un commento male e uno dei tuoi utensili inizia a punirti e tu non sai mai quale. Mi vengono anche degli esempi eh, osceni che evito di menzionare perché ci sono certi gadget elettronici eh, appunto che. Ehm, non menziono che potrebbero, diciamo, dare adito anche a degli scenari grotteschi. Però eh, questo è lo scenario che secondo me adesso creerà di nuovo una grande biforcazione: una grande biforcazione dove eh, i paesi dell'Occidente collettivo per ora sono condannati se non si svegliano perché sono in un percorso verso il dirupo perché noi adesso come detto stiamo dando le chiavi in mano a da a a quelli che hanno appena fatto questo questo scherzetto eh, in maniera appunto da fa fare delle nostre strutture informatiche quello che vogliono ma in, in, ma ma in, ma, in, ma, in, ma negli, negli altri paesi del mondo dove non c'è questo questo dove non c'è questo controllo questo questo vincolo eh, Penso che eh, ragionevolmente, se non sono completamente scemi, eh, volgeranno sicuramente altrove i loro in, diciamo, acquisti di tecnica in futuro, creando quindi nuovi mercati, nel senso che eh, nuove aziende avranno i mercati immensi proprio perché tutti fuggiranno dai prodotti occidentali. Perché quando mai e come mai potranno i produttori occidentali di nuovo acquistare la fiducia dei consumatori del mondo dopo quello che è successo. È per quello che dico che è paradigmatico, perché è cambiato completamente il paradigma. Chiaramente il popolino queste cose non, non le capisce, anche perché poi i nostri penivendoli sui giornali scrivono articoli magnificando l'astuzia del Mossad, no? e dicendo guardate come sono, stati, eh, come sono stati astuti a fare questa cosuccia. No? E senza contare il fatto che chiamano terroristi quelli che mettono una bomba, allora come si chiamano quelli che ne mettono 5.000? Cioè non è chiaro, nel senso di nuovo qui il doppio standard diciamo, raggiunge livelli da, eh, da Guinness dei primati. E vabbè, mi sembra di aver parlato abbastanza. Sì, hai parlato abbastanza, però in realtà l'argomento è vario e, e profondo. E io prima di passare ad Arnaldo eh, vorrei farti un'altra domanda. Tu nasci come scrittore di fantascienza. Ora, eh, noi abbiamo visto appunto anche dalla tua descrizione che viviamo in un mondo che non è più quello di prima e eh, tu però hai parlato di futuro e hai parlato di futuro secondo me proprio anche in quanto scrittore di fantascienza. E puoi permetterti di parlare di futuro. Noi in realtà il futuro in questo modo non lo vediamo perché vediamo un uomo che si è trasformato, un uomo eh, militarizzato, un uomo tecnologico, eh, un uomo digitalizzato, un uomo che quindi non fa più parte della natura, ma l'uomo è nato nella natura, all'interno della natura, è membro della natura, quindi mh, sta uscendo dalla natura autonomamente e io non penso che la natura in senso lato cioè tutto ciò che lo circonda tutto ciò in cui vive non, penso che ad un certo punto in questo futuro che tu vedi l'uomo potrebbe essere buttato fuori perché non rientra più nel, nell'ambito della natura in cui lui originariamente è nato non credo che l'uomo possa permettersi di trasformare l'intera natura non credo che questo sia possibile per leggi universali, credo che noi non possiamo trascendere da questo, per leggi della fisica, se non altro. E qui il discorso si farebbe veramente sui massimi sistemi e oltre i massimi sistemi, perché volendo andare, diciamo, eh, fino in fondo, potremmo menzionare le proprietà emergenti dell'universo che potrebbero mutare le leggi della natura. E, ma veramente, poi non usciamo più fuori in una conversazione come questa. C'è da scriversi diciamo dei libri sopra, perché comunque sono argomenti molto complessi in cui bisogna misurare molto eh, le parole e i concetti per evitare poi diciamo anche di essere malintesi. Per cui, di fatto, io riesco benissimo a estrapolare in queste direzioni, però lo faccio a 360 gradi proprio perché ho la tendenza anche a vedere l'estremamente. Eh, Buono e l'estremamente cattivo degli scenari. Quindi posso immaginare il più tragico degli epiloghi o il più straordinariamente eh, miracoloso degli epilogi. Chiaramente entrambi sono come il gatto di Schrödinger, del famoso esperimento: che è sia vivo che morto, fino a che non osservi il fenomeno. Qui adesso andiamo in, in sistemi più complessi, però per dire che entrando in questi discorsi, io mi diverto tantissimo, però poi rischiamo di perdere. Per Strada un sacco di, eh, di, di spettatori. No. Però sono discussioni che vanno fatte, andre, andrebbero, eh, andrebbero chiaramente sviluppate, eh, anche se poi chiaramente. Eh, per nostro limite io parlo per me, per mio limite personale. La sede più ideale sono poi eh, le parole scritte, perché la velocità del cervello è quella che è. Insomma, per processare cose complesse bisogna rifletterci, ponderarci molto. Però, la direzione che hai indicato è, è sicuramente eh, molto interessante. Eh, in questi casi viene sempre il nome di Harari, che viene da una parte idolatrato e dall'altra demonizzato che si occupa di queste cose e lo fa comunque con grande profondità. Quindi il discorso non va neanche lì banalizzato, perché io vedo solo approssimazioni spesso di persone che non l'hanno letto. No? Però di fatto è uno stimolo sul quale poi si può controrispondere, però rimanendo a livello comunque delle argomentazioni. Sono degli argomenti appunto su cui sviluppare eh, di sicuro grandi discussioni, anche puntate intere, no? ma... Non mi azzardo a esagerare nell'ambito di una discussione sul No, hai ragione, perché le parole sono assolutamente importanti, le parole possono anche fare la storia, le parole sono anche azione. Cioè quello che noi abbiamo bisogno di fare, diciamo, sempre dobbiamo agire, eh, soprattutto in questi periodi, però anche le parole creano azione o sono esse stesse anche azione, le parole ben pensate, ben meditate. Perché che senso avrebbe, si potrebbe ragionare utilizzando delle parole ben specifiche? Eh, ben precise e ben pensate che senso ha vivere in un mondo dove il frigorifero fa di te quello che vuole come faceva prima l'esempio Roberto quindi cioè le riflessioni sono veramente molte da fare e qui passo ad Arnaldo ad Arnaldo chiedo veramente siamo in mezzo alla tecnologia oramai lo sappiamo la tecnologia domina tutto quanto di noi perché domina anche il clima quindi domina i nostri cieli quindi eh, domina il cibo e quindi il nostro corpo, ciò che mangiamo, la nostra salute evidentemente, quindi figuriamoci se non domina le idee e quindi di conseguenza anche la politica intesa in senso stretto e intesa anche in senso uh, più uh, tradizionale del termine. La tecnologia quindi domina anche proprio i nostri sentimenti e tutte quante le nostre azioni. Quindi questa che noi stiamo descrivendo come una guerra contro la Russia, una guerra contro... Has, eh, una guerra contro Hezbollah, una guerra contro Israele, chiamatela come volete, ci sono tante guerre a questo punto, però si potrebbe anche ehm, unificare il tutto, chiamandola guerra contro l'essere umano ed è una guerra che noi stessi abbiamo, eh, abbiamo contribuito a creare, però effettivamente è quella che noi stiamo vedendo anche osservando semplicemente. Il cielo fa tutto parte dello stesso meccanismo, cioè il fatto che sono esplosi dei walkie talkie qualche giorno fa in, uh, a Beirut non dovrebbe ehm, renderci molto esterefatti, perché dovremmo osservare per esempio meglio il cielo per renderci conto della tecnologia in cui viviamo, Arnaldo. Avete, avete eh, messo sul piatto veramente una serie di questioni di un'importanza. Un no, scusami, perché sembra che le, la, la guerra oggi si faccia semplicemente, semplicemente tra virgolette, permettetemi, con le armi e sembra che si voglia parlare solo ed esclusivamente di nucleare, che è importantissimo. Abbiamo fatto decine d'anni di battaglie contro il nucleare per l'uscita dell'Italia dalla NATO. E non rinneghiamo nulla, però ora tempo. siamo ad un livello più alto. Assolutamente sì, la, mh, mi ha colpito uh, una frase che tu hai detto perché la, mentre la dicevi la stavo pensando, una guerra contro uh, l'essere umano, una guerra contro l'umanità. E in questo mi ricollego anche a una cosa uh, che invece ha detto Roberto, che però secondo me... Uh, non è, non è esattamente così. Cioè, Roberto diceva, beh, ma eh, se i paesi eh, del resto del mondo hanno visto che gli occidentali utilizzano per scopi bellici anche le tecnologie della vita di tutti i giorni, noi eh, bypassiamo la, la tecnologia occidentale e scegliamo una tecnologia non occidentale. Non è mica così semplice. Innanzitutto perché al, il resto del mondo non è in pace tra di loro. Pensiamo ai rapporti tra due giganti asiatici, la Cina e l'India. La Cina e l'India hanno una serie di questioni che le contrappone dal punto di vista geopolitico, dal punto di vista addirittura territoriale in alcuni casi, dell'utilizzo delle risorse, tutta una serie di ragioni per cui non solo non si possono considerare un soggetto unico, ma anzi, sotto alcuni aspetti, le alleanze variabili mh, che, che applicano fanno sì che, ad esempio, l'India abbia un eccellente rapporto con Israele o con gli Stati Uniti perché eh, ognuno persegue i propri interessi che non necessariamente coincidono. Lo stesso discorso vale, per esempio, per la Russia e la Cina, che ora sono strettamente alleati. Ma erano strettamente alleati anche la Germania e gli Stati Uniti prima che gli Stati Uniti gli facessero saltare il Nord Stream, almeno apparentemente. Quindi eh, noi dobbiamo considerare che eh, all'interno di un sistema globalizzato, ognuno guarda con sospetto l'altro perché ci sono interessi divergenti, come, come è sempre stato, e quindi un indiano. Mh, eh, sa benissimo che eh, il telefonino della marca statunitense, magari marca statunitense posseduta da un fondo sovrano che poi fa riferimento a altri, alla famiglia Rothschild o altri soggetti, è eh, potenzialmente utilizzabile come un'arma. Ma lo stesso vale per il telefonino cinese, peraltro. Il fatto che recentemente l'Occidente abbia in qualche, misura, in qualche misura bandito una serie di device cinesi come Huawei è perché lo sapevano benissimo, nel senso gli israeliani li hanno fatti saltare, ma non è che tutti gli altri non lo sapevano perfettamente che si poteva fare, al netto, al netto di tutta una serie di ulteriori elementi che, che già conoscevamo, ad esempio il motivo per cui... Hezbollah uh, ha scelto di utilizzare questi cerca persone che sono una tecnologia vecchissima è perché con gli smartphone Israele li identificava, li tracciava, sapeva dove erano e piombava il missile. Eh, poi parlavamo appunto dei, delle piattaforme, di, di questi luoghi virtuali. Pensiamo a quello che è successo a Durov. Che è a, a, è per il resto del quale hanno utilizzato i messaggi su whatsapp quindi tutto questo è già ampiamente utilizzato come arma ma non dobbiamo limitarci a considerarlo nei termini degli scontri tra nazioni perché come tutti quanti noi in particolare sappiamo e abbiamo vissuto sulla nostra carne viva esiste anche una questione di controllo interno eh, per cui mh, il, eh, la fase di guerra verso cui andiamo necessita e presuppone anche un forte controllo dell'opposizione interna come è stato per quella forma di guerra asimmetrica che eh, hanno chiamato eh, virus e allora anche lì come diceva Roberto si è sacrificato tutta una serie di eh, eh, Cose che eh, ci dicevano essere neutre, eh, ad esempio i conti bancari. La stessa cosa ha fatto l'Europa con la Russia, un'azione suicida, cioè eh, bloccare e eh, eh, requisire gli investimenti esteri russi. Nessuno si fiderà più di mettere, di, di mettere i soldi in Europa perché sanno benissimo che un domani. Bruxelles può dire no, voi non so, non avete approvato la legge sul matrimonio LGBT e quindi noi ci teniamo i vostri fondi. Ma soprattutto questo può avvenire eh, all'interno dello stesso della stessa nazione sotto forma di controllo del dissenso. Non solo, come già sappiamo, attraverso eh, il, il silenziamento delle voci dissenzienti, non solo attraverso il. Eh, eh, lo spionaggio vero e proprio di personaggi eh, che quindi diventano ricattabili, che quindi diventano eh, perseguibili sotto vari aspetti, ma ora sappiamo anche attraverso l'eliminazione fisica che nel caso di, eh, de, di Israele è stata plateale anche perché si voleva che fosse plateale, perché si voleva mandare un messaggio di terrore psicologico, che poi è l'elemento essenziale del terrorismo. Il terrorismo è una forma di guerra mirata a creare paura-panica nell'altra parte, che è quello che fa Israele. Ma eh, in termini molto meno, eh, molto meno visibili, eh, si può, eh, si può eh, portare appunto una macchina elettrica con il pilota remoto a eh, schiantarsi. Un incidente, se un personaggio dà fastidio, chi ci dice che non possa eh, subire un incidente di questo tipo? E ancora c'è tutta un'altra parte, forse ancora più spaventosa, che mette insieme gli elementi della guerra climatica, per così dire, con altre tecnologie, perché eh, noi non sappiamo che cosa spruzzino i cieli. Sappiamo sicuramente che... Una parte di questa, di questa tecnologia è utilizzata proprio come arma di guerra climatica e in questi giorni, secondo me, lo stiamo vedendo anche in maniera abbastanza palese e drammatica in alcune parti d'Italia. Forse, non escludo a, a, come promemoria per far capire, di fronte magari a qualche reticenza o a qualche tentennamento che non si scherza, che si deve obbedire e non si scherza. E questa è, un, è una parte. Ma eh, il 5G, l'internet eh, delle cose, combinato con queste microparticelle che tutti noi respiriamo, che ci dice che non consenta di intervenire direttamente sul nostro corpo? Non il telefono che esplode, non il frigo che ti decapita, ma magari il cuore che smette di funzionare, il cuore ha un campo magnetico, cioè. Non voglio rubare il mestiere a Roberto nel, nel senso dei, dei racconti distopici, ma voi sare siete sicuri che un'oligarchia che, un che governa non soltanto l'Occidente, perché anche questo dobbiamo dirlo, la Cina è eh, all'avanguardia nel riconoscimento facciale, nel controllo sociale, nell'eliminazione del dissenso in termini sostanzialmente invisibili. E noi siamo certi che queste... Tecnologie così avanzate non abbiano applicazioni di questo tipo. Io non, non ci metterei la mano sul fuoco. Il che mi fa pensare che se siamo ancora tutti e tre vivi, vuol dire che tutto sommato contiamo poco, gli interessiamo poco e non ci sprecano la batteria, ma mh, potenzialmente siamo tutti degli obiettivi facilmente raggiungibili. È vero anche che siamo immersi nelle onde elettromagnetiche e esatto. i nostri corpi sono comu emettono comunque delle onde elettromagnetiche. Evidentemente a contatto con delle onde elettromagnetiche nuove come l'internet delle cose, subiscono anche i nostri corpi, possono subire eh, delle variazioni, delle modifiche. Poi non lo sappiamo cosa... Ingeriamo. Anche cognitive, l'umore, la, la depressione, la capacità di reazione. In questo senso... E, 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 scusami e eh, finisco subito Margherita in questo senso anche eh, una, una certa rassegnazione è, è stupefacente che noi abbiamo avuto quando io ero ragazzino cioè, non parliamo del 1400 abbiamo avuto 3 milioni di persone che manifestavano contro la guerra in Iraq che uno poteva dire ma chi se ne frega e di fronte al rischio di un bombardamento nucleare sull'Italia, stiamo tutti a casa? In questo, sicuramente ci sono forme di controllo mediatico, forme di, di controllo sociale, forme di controllo cognitivo tradizionali, ma non possiamo escludere che ce ne siano anche di altro genere. Non ci sono solo queste, è evidente che i nostri pensieri sono stati modificati ed è stata innescata una modificazione che veramente è antropologica e probabilmente è anche eh, genetica in un certo qual senso perché ripeto non siamo più l'uomo che eravamo prima, cioè siamo altra, abbiamo assunto un'altra struttura sicuramente mentale dettata da tutti questi da tutti questi da tutte queste situazioni, da questi movimenti, comunque ieri era la Palestina, oggi è il Libano, domani chi lo sa oggi siamo aperti a qualsiasi soluzione e eh, la guerra comunque eh, procede. Io immagino che vedendo lo sguardo, immagino che Roberto abbia qualcosa da aggiungere. Beh, sì, anche parecchie cose. Intanto ringrazio Arnaldo, ringrazio Arnaldo per aver eh, diciamo, dimostrato che per quanto uno cerchi di spiegare la complessità, in realtà eh, il mondo è ancora più complesso, molto più complesso, perché poi alla fine... Per dire qualcosa si finisce per semplificare e io sono d'accordo con tutto quello che ha detto Arnaldo, peraltro. Per cui di fatto il tema è che i livelli di complessità nell'analisi di, di, di del mondo reale di oggi sono eh, inconcepibili: inconcepibili nel senso che non riusciamo a concepirli. Quindi noi ci proviamo, ma per quanto ci sforziamo, c'è sempre dei livelli che di sicuro ci sfuggono. Eh, per quello che riguarda appunto, eh, la marea di cose possibili, e Arnaldo ha fatto un paio di esempi: eh, possibili, potenzialmente possibili, ipoteticamente possibili, al limite o oltre il limite della fantascienza. Eh, C'è da ricordare una famosa frase di uno dei grandi dei padri della fantascienza, Arthur Clarke, che eh, una volta disse che qualsiasi tecnica sufficientemente evoluta. Eh, è indistinguibile dalla magia. Eh, dalla magia perché chi controlla appunto quella tecnica sa come produrre degli effetti, ma per chi non conosce quella tecnica si tratta di fenomeni magici. Naturalmente, finché si tratta di eh, magie che capitano col telefonino, che ci permettono di fare teleconferenze, eh, si tratta di magie riconosciute che noi sappiamo che non sono rea, vere magie. Eh, anche se poi nessuno di noi saprebbe spiegare come funziona la maggior parte dei gadget che usiamo, Ci sono, queste sono le magie bianche, comunque le magie. La magia che permette magari di curare eh, dei mali che in passato si potevano curare, eccetera. Eh, poi c'è le magie nere: ecco, sulle magie nere non si parla, e lì allora entriamo nel campo del nel novero che ipotizzava Arnaldo e che deve esistere proprio per simmetria. Perché se c'è la magia bianca, c'è la magia nera. In questo caso, penso che forse molta gente capirà meglio l'inelluttabilità dell'esistenza di queste tecniche, che poi sono tutte contro di noi, eventualmente, proprio proprio per via di un dualismo inevitabile in questa situazione. Noi lo semplifichiamo cambiandolo magia in onore appunto ad Arthur Clark, non è magia, ma solo per il fatto che è possibile, conoscendo la perfidia di certi animi umani, siamo certi che esista. Se a questo aggiungiamo che eh, notoriamente la tecnica umana militare è avanti di 20 anni rispetto alla tecnica civile, eh, a quel punto... Insomma, c'è da veramente da rabbrividire, ma soprattutto c'è da cercare di fare quello che io chiamo ehm, ehm, reverse engineering, che c'è il termine inglese non so, retroingegnerizzazione. Sarebbe in italiano. Cioè, praticamente dai sintomi di quello che vediamo, cercare di ricostruire quella che potrebbe essere. Eh, la tecnica che non esiste, che però è stata usata, ecco, no? D'altra parte, altrimenti dovremmo davvero parlare di magia, però eh, se ci limitiamo a quel vocabolo non ne veniamo più a capo perché tutta. Tutto essa, essa comprende no? questo vocabolo. È un discorso molto interessante. All'epoca in cui mi occupai dell'11 settembre c'erano dei problemi interessanti da risolvere sul, su come potrebbero essere state distrutte le torri gemelle, senza entrare nell'ambito. È chiaro che furono utilizzate delle tecniche eh, non convenzionali, ovvero probabilmente sconosciute. Esistono, per esempio, degli studi importanti, anche fatti da grandi fisici come giudice eh, Del Giudice, no? In Italia, eh, sulla quasi certa esistenza de, di, eh, armi, di, di armi eh, di bombe a microfusione, di microbombe a fusione, eh, innescate con la fusione fredda che eh, sarebbe stata fatta passare per un imbarco a suo tempo da parte dei militari per impadronirsi, sono i campi nei quali potremmo discutere per ore ci sono un sacco di studi non da uno diciamo eh, superficiale come me visto che io al massimo sono scrittore di fantascienza ma non un fisico ma da veri fisici che l'hanno studiata e che cercano di aprire anche qui diciamo il pentolone dei misteri di questa magia che in realtà è tecnica e che poi viene usata per dei fenomeni che eh, a livello poi eh, nostro non si riesce a spiegare con grande certezza e se le si ipotizza come noi facciamo sulla base appunto di estrapolazioni razionali veniamo tacciati per complottisti per persone fantasiose che si immaginano cose che non so, stanno né in cielo né in terra per usare un po di luoghi comuni no? quindi alla fine i, le, le ipotesi che faceva Arnaldo sono diciamo la punta dell'iceberg delle tecniche inimmaginabili che con quasi certezza sono già state sviluppate da una parte o dall'altra. Ricordiamo ancora che durante il conflitto in Iraq furono trovati dei veicoli, eh, dei veicoli pieni di persone che erano morte in un modo inesplicabile, con eh, per esempio i vestiti intatti e la carne bruciata. C'è tutta una serie di situazioni che la tecnica, la scienza non poteva eh, spiegare. Semplicemente perché le tecniche usate erano probabilmente sperimentali, questi sono stati dei, 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 dei cinici esperimenti su esseri umani per provare a testare nuove armi. Queste sono, come detto, i, le, le punte dell'iceberg di rami di ricerca di magia nera sui quali non sappiamo nulla, ecco, no? però. Dobbiamo prenderli in considerazione se vogliamo spiegare il mondo, perché altrimenti stiamo a parlare di perline colorate, nel senso come dei, degli aborigeni, quando in realtà esistono eh, strumenti che voi umani non potreste neanche immaginare. Comunque hai detto bene: l'11 di settembre probabilmente è probabilmente stato un esperimento, e poi adesso vediamo da quell'esperimento dopo 24 anni cosa ne nasce effettivamente e dovremmo abituarci. E io vorrei fare un'analisi però di... Eh, tu prima Roberto hai parlato di mh, popolino, eh, termine che a me non, non piace molto, però l'hai usato evidentemente per eh, far capire la differenza tra tutti coloro, la, il 99,9% di noi che stiamo... A guardare i grandi media e, assorb e assorbiamo tutto ciò che ci viene propinato, e quindi anche qui c'è una mutazione antropologica che subiamo eh, attraverso queste presunte informazioni che, che vediamo, e anche ovviamente i nostri pensieri vengono modificati. E mh, oggi, aprendo il Corriere della Sera, eh, vengono date determinate informazioni, mentre invece noi qui stiamo a parlare. Di tutt'altra cosa, stiamo a parlare di quello che realmente sta accadendo nel mondo e realmente di quello che sta accadendo all'uomo e proviamo anche ad ipotizzare quello che potrà succedere nei prossimi mesi, nelle, nelle prossime settimane, visto che comunque ci troviamo di fronte ad una realtà molto complessa e complicata, è giusto anche fare delle ipotesi, ma analizzare anche eh, nel più profondo la complessità, provare a sciogliere. Uh, i puntini uh, della complessità uh, piano piano, puntata dopo puntata, però mi colpisce molto leggere la prima pagina del Corriere della Sera, la, pa la prima pagina online e te la voglio raccontare Arnaldo perché uh, all'inizio ovviamente c'è uh, in tempo reale la serie A del calcio, quinta giornata e questo ovviamente per gli italiani comunque è fondamentale, non si può toccare, quindi abbiamo subito gli aggiornamenti sulla partita Verona-Torino. Proprio in aggiornamento. Questa è la prima notizia del, del Corriere della Sera. Dopodiché abbiamo l'ultima ora, eredità Agnelli. Notizia importante, però insomma, rispetto alle altre forse è eh, una notizia di, di cronaca. A lato abbiamo il funerale di Totò Schillaci e poi abbiamo, udite udite, di Federico Rampini, allarme criminalità in Cina, centrale la disoccupazione. Da noi no, da noi non succede niente. Dopodiché abbiamo... In aggiornamento, Verona, donna uccisa a colpi d'arma da fuoco, colpito anche il figlio di 15 anni è grave. Notizia di cronaca, grave sicuramente, ma queste sono le prime posizioni. Dopodiché, per fortuna c'è stato un cambiamento del titolo, Bombe su Beirut, Israele, abbiamo ucciso 10 capi di Hezbollah, quindi in questo caso non si dà la colpa ad Hezbollah, perché fino a qualche ora fa invece la notizia era è ribaltata, però abbiamo visto cosa c'è prima. Dopodiché c'è il parto da sola, poi le settiste da vineria, Chiara e i neonati i sepolti in giardino. Non entro nel merito della notizia importante, però sicuramente sposta l'attenzione in un altro settore, in un altro ambito che sposta l'attenzione in un ambito di guerra interna, evidentemente. Eh, che tocca altri aspetti ma non ci fa capire qual è la gravità del momento eh, che noi stiamo attraversando ecco questa eh, quindi mh, dopodiché c'è la solita storia boccia a San Giuliano il bagnino multato per 1032 euro non so per cosa eh, non vedo Kiev non vedo la, la notizia sull'Europarlamento non vedo nulla di tutto questo evidentemente c'è ci sarà ma e molto dopo quindi io ti ho fatto la descrizione arnaldo sono abbastanza impressionata io stessa però ritenevo corretta dopo una puntata di nel mentre che parliamo di queste cose in una puntata di, di questo genere avere anche la chiarezza di quello che eh, il popolo vede legge e osserva tutti i santi giorni eh, intanto sei stata fortunata perché fino a qualche ora fa c'era al centro c'era la questione Fedez, eh, con eh, un altro con cui Chiara Ferragni, Fedez e, e un altro insomma, con cui litigano si sono detti le parolacce. E poi c'era un articolo su, appunto... L... Ma perché in effetti si scoprono anche tante cose del mondo dello spettacolo, eh, leggendo il Corriere, cioè cose veramente importantissime proprio, ti cambiano la vita, eh. Sì, tipo appunto la, il fatto che, che Fedez, la Ferragni e mh, questi, Tony, Tony Effel, credo che si chiami, eh, esso non litigato, cosa che è ovvio che dobbiamo, dobbiamo assolutamente sapere in tempo reale perché è essenziale. Però il punto è non solo quello di cui parlano o non parlano, ma anche come ne parlano, perché è una deformazione della realtà quando te la dicono, quando... Allora, se possono evitare di farci proprio sapere che le cose succedono, cercano di non farcelo sapere. Se però non è possibile, eh, come ad esempio ecco, nel caso dell'esplosivo di... De, de, dell di Hezbollah oppure nel caso del bombardamento di Bay, non è che puoi proprio non, far, non farlo sapere, quindi tu devi a quel punto. Eh, però è la settima notizia, eh. Sì, sì, sì. E eh beh, certo, possibilmente, però almeno al, a, come settima te lo dicono, almeno magari in trafile, perché in altri casi non ne, non ne parlano proprio, eh. Se possono, la censurano completamente, se non possono, la, la mettono. In, in basso nel, nella nell home page ma soprattutto è il modo in cui parlano e deformano in maniera anche sotto certi aspetti grottesca la realtà ieri c'era un articolo ho già citato quello di Rampini sulla Cina disoccupazione e criminalità ieri c'era un altro che diceva praticamente questo questa era la logica di Rampini la Cina è in grave crisi economica perché la, la Cina è in grave crisi economica? Perché sostanzialmente sta eh, interrompendo il, gli acquisti di beni occidentali e questo sta facendo saltare tutta una serie di aziende occidentali. E lo sta facendo per ragioni politiche. Ma eh, questo fa saltare le aziende occidentali, non le aziende cinesi. Nella, se, la, la logica di Rampini era totalmente inversa. Se noi guardiamo i, i dati del, del PIL cinese, come quelli del PIL russo, che è cresciuto del, secondo il Fondo monetario internazionale nel 2024 del 3,2%, secondo altri calcoli del 3,8%, eh, molti paesi occidentali sono in recessione tecnica. Eppure eh, ci dicono che Putin sta affamando i russi per la guerra, cioè è un ribaltamento completo della verità qua quando sono costretti proprio a dare la notizia. Però c'è un, una cosa su cui eh, non sono d'accordo con la premessa che tu hai fatto, e cioè nessuno li legge più, cioè li leggiamo noi perché siamo costretti, ma questi giornali sono tecnicamente falliti da dieci anni hanno perso la quota maggioritaria dei loro lettori. Il motivo per cui i rampini non, non stanno a, a, a fare le pulizie ai, ai giardinetti o non stanno in fila per il reddito di cittadinanza è che queste, questi giornali in parte sono pagati in maniera coatta con i soldi del contribuente attraverso i contributi pubblici, ma soprattutto sono finanziati dal, dalle varie multinazionali non soltanto in termini di pubblicità, ma anche proprio in termini di partecipazione di, eh, di, dei debiti, di appiano dei debiti. Noi non abbiamo eh, giornali, eccetto pochissimi, non abbiamo giornali che si finanziano attraverso i propri lettori, eh, cioè editori che di mestiere producono i giornali. No, noi abbiamo, prima tu citavi eh, gli Elcan, gli Agnelli, eccetera, noi abbiamo... Eh, grandi capitalisti che comprano i giornali e anche se sono in perdita ci mettono i soldi dentro perché fondamentalmente questo è funzionale ai loro interessi politici. Per questo si comprano i giornali, perché tutti i, grandi, i grandissimi gruppi imprenditoriali hanno il proprio giornale di riferimento, senza contare il sole di 24 ore che è di Confindustria. Berlusconi, quando è diventato uno dei maggiori industriali italiani, ha comprato una serie di giornali. Gli Agnelli perché hanno, hanno sempre avuto, eh, giornali, comprato giornali di, di massima diffusione? Perché i debendetti fanno altrettanto? Perché quello è un modo per orientare l'opinione pubblica. Il punto è che però l'opinione pubblica non li vuole più leggere questi giornali, esattamente come non vuole più guardare le, le, le trasmissioni di informazione farlocca che hanno numeri bassissimi, bassissimi. Ed è questa una delle ragioni per cui l'Unione Europea, il governo, i governi dei vari paesi cercano disperatamente di silenziare la libera informazione. Perché il ragionamento che fanno, che dal loro punto di vista è assolutamente condivisibile, è se nessuno ci vuole ascoltare anche quando siamo gli unici a parlare e nessuno si beve più le fesserie che scriviamo senza vergogna, figuriamoci in presenza di una voce critica e alternativa i numeri che fa la libera informazione con due spicci senza avere un centesimo sono maggiori di quelli che fanno i vari, i vari grandi giornaloni nelle edizioni eh, su, sui social o, o quando c'è stato il, ad esempio il, la questione dell'esplosione dei device, de, dei cerca persone, i, I numeri maggiori erano di canali della libera informazione. Molto dopo arrivava la 7, ma la 7 costa milioni e milioni e milioni di euro all'anno. Questo per dare l'idea di in che condizioni loro eh, si trovano dal punto di vista della credibilità rispetto a, alla, alla popolazione. E quindi, la, la ragione per cui sono, eh, vogliono silenziare la libera informazione è anche questa che eh, non, non possono mentire spudoratamente in presenza di una voce eh, contraria e quindi, eh, sia per non essere sbugiardati, sia per convincere la gente a seguirli, devono azzittire gli altri. Io mi auguro tu abbia ragione in parte secondo me sì ma non è proprio esattamente così perché mh, dipende evidentemente anche da dove, da dove si abita indipendentemente dai numeri che si vedono sul web ehm, ci sono paesini come il paese dove abito io, io qui sotto c'ho un'edicola. Tre quarti del paese va tutti i giorni a comprare il Corriere della Sera e non fa l'abbonamento per cui il postino porta a casa il giornale, ma vanno tutte le mattine a comprarsi proprio il Corriere della Sera. Le persone anziane dai 50 anni in su, diciamo. Eh... Certo che tra un po' ci arriviamo anche noi. Eh. No, io e Roberto ci siamo già arrivati, ma eh, utilizzano ancora questi metodi. Poi che ci credono o meno, questo è un altro discorso che iniziano a farsi dei dubbi. Sicuramente i dubbi, eh, nella maggior parte dei casi, nella maggioranza delle persone vengono fatti i dubbi. però comunque insomma. Però il crollo delle vendite è indiscutibile: il crollo delle vendite degli ultimi dieci anni, certo. in alcuni casi, arriva all'80%. Il certo, 50% però... per di crolli in dieci anni non compensato minimamente dalle certo. edizioni online e in presenza di una diminuzione costante e continua degli spettatori dell'informazione televisiva. Eh, se non comprano i giornali, eh, non guardano le edizioni online e eh, non guardano neanche la sette eh, dove si informano, o non si informano o si informano attraverso altri mezzi. Vabbè, comunque, insomma, in ogni caso noi siamo per mestiere, siamo obbligati a fare questi confronti, anche perché siamo costretti a dare un'agenda diversa eh, da questa, per cui non è che ci serve andare a vedere cosa scrivono gli altri per fare un'agenda diversa, però comunque eh, dobbiamo anche renderci conto di quello che veramente viene detto del mondo per poter sapere dove mh, più precisamente andare a puntare il dito, andare a puntare l'attenzione per aprire maggiormente lo sguardo eh, e non solo lo sguardo proprio. La mente e, e, anche, e anche il cuore completo. Quindi, queste eh, sono, sono confronti utili che sono sempre da fare. Necessari noi, anche per capire dove vogliono necessari. andare a parare. Per capire dove vogliono andare a parare. Noi dobbiamo fare la nostra agenda del giorno, ma dobbiamo essere consapevoli anche della loro agenda del giorno, perché altrimenti non potremmo fare la differenza. Questo per noi è, è importante. Quindi, è comunque manifesta una differenza che c'è tra l'agenda cosiddetta 2030 che secondo me ormai non è più solo agenda 2030 è già in atto e è molto anticipata questa agenda, ma la differenza tra quello che vogliamo il mondo che vogliamo creare noi eh, e il mondo invece che vogliono creare eh, da un'altra parte e quindi ci sono due direzioni diverse che possibilmente non dovrebbero opporsi, ma dovrebbero riappacificarsi eh, ritornando a vedere quello che effettivamente succede, cioè eh, ritornando ad immedesimarsi nella realtà dei fatti, non più nella realtà eh, della, di internet, eh, nell'internet delle cose soprattutto, ma nella realtà vera degli uomini e delle donne che hanno voglia di fare, di agire, di parlare e di mettere le proprie vite in gioco per costruire, continuare a costruire un mondo che sia sano e pulito e soprattutto basato sull'etica e sulla socialità e sulla cordialità tra tutti quanti noi. Da lì forse bisognerebbe ripartire, quindi è utile anche fare questi confronti, non per agitare gli animi, ma semplicemente per trovare un punto di equilibrio e un riapacificamento. E questa quantomeno è la nostra speranza. Quindi io credo che Roberto abbia qualcosa da aggiungere. Ma diciamo che in conclusione, per chiudere il cerchio delle discussioni e tornare da dove eravamo partiti con una sorta di, di sintesi, il, io trovo diciamo, assolutamente, eh, assolutamente interessante eh, diciamo, questo orrore a cui abbiamo assistito della Unione Europea che effettivamente ha dichiarato guerra alla Russia. Effettivamente non significa formalmente, però. Vuol dire che negli effetti ha dichiarato guerra alla Russia. Il fatto che qualcuno possa opinare che lo abbia fatto o meno è irrilevante perché il messaggio è arrivato a destinazione dato che il, il, il presidente della Duma, cioè del Parlamento russo, eh, si è espresso proprio al riguardo dicendo eh, che l'Europa ci ha dichiarato la guerra. Essenzialmente attenti perché il Sarmat arriva a Bruxelles in 3 minuti e 20 secondi. Il filosofo Dugin, molto influente in Russia, ha detto testualmente: L'Unione Europea ci ha dichiarato la guerra. Attenzione, questo eh, è stato fatto, come è stato detto inizio trasmissione, da un ente, l'Unione Europea, che non ha il titolo per farlo, e a dispetto di alcuni paesi che hanno appena detto che loro non vogliono. Diciamo, eh, fornire questo permesso, ai, eccetera, eccetera, che, che è tutto la, il mantra che serve no, per, di, per diciamo, procedere con la guerra. Quindi vediamo che abbiamo la prova oggettiva, drammatica e gravissima nella, proprio in questa fattispecie, tra, eh, della distanza che c'è tra l'Unione Europea e i governi europei. Quindi di fatto questo ente eh, canceroso, praticamente un cancro del, dell'Europa vera, che eh, cerca di distruggere l'intero corpo con i paesi che di fatto non vorrebbero. Uso il condizionale perché poi con i vari ricatti e pressioni è possibile che si adeguino anch'essi. I poi i governi stessi, fatti da burrettini, anch'essi anch sono completamente scollegati dai popoli che rappresentano. Quindi noi abbiamo due livelli di separazione, non più uno, due livelli di tradimento tra il popolo e diciamo, i vertici che stanno dichiarando guerra alla Russia. L'altro elemento eh, diciamo fondamentale in questa analisi è che noi abbiamo, se abbiamo un'Unione Europea che ha effettivamente dichiarato guerra alla Russia, che ci ha minacciato, appunto, se ci attaccate noi siamo anche pronti a usare le, le armi nucleari, abbiamo centinaia milioni di cittadini europei che non ne hanno la minima idea cioè non sanno che questo è successo, non capiscono che, questa, che, che, che a nome loro l'Unione Europea appunto, ha effettivamente dichiarato eh, guerra alla Russia. E per inciso abbiamo dei pupazzi, stavo per usare una parola pesantissima, ma finivo nella volgarità, nel Parlamento Europeo, che anch'essi non hanno capito di avere dichiarato la... La guerra alla Russia, perché essi obbediscono semplicemente a degli ordini e sono come de degli automi vuoti. Ecco, questo è il quadro, diciamo, dello scenario eh, diciamo che si prospetta e che in qualche modo, diciamo, diciamo, spiega perché io poi abbia usato no, prima la parola Popolino, che in principio non piace neanche a me, ma con essa io qui volevo definire proprio questa quantità dei cittadini così. Eh, diciamo indifferenti alla realtà che minaccia di incenerirli, no? da poi trascinare eventualmente anche tutti noi nel baratro. Comunque, no, è il caso di dirlo: siamo contro la guerra, quindi siamo contro ogni tipo di risoluzione che avvenga, formale, non formale, sostanziale o non sostanziale, qualsiasi tipo di risoluzione che acconsenta a eh, prolungare qualsiasi tipo di guerra. Eh, venga messa in, in essere, questo è importante, non si può dire siamo a favore della pace, perché oggi Stoltenberg ha detto che guerra è la pace. Perché per ottenere la pace bisogna andare in guerra. Quindi, eh, siccome a questo punto ci troviamo di fronte alla necessità di ricreare un nuovo dizionario, allora utilizziamo le parole che sappiamo effettivamente il, qual, quale, quale potere hanno. Quindi possiamo dire noi siamo contro la guerra e noi siamo contro qualsiasi tipo di risoluzione che ci consenta di andare in guerra anche contro la nostra volontà. Quindi disertiamo. Se, dovesse un se dovessimo essere un giorno richiamati, parlo per gli uomini evidentemente, disertiamo, disobbediamo, iniziamo a disobbedire. Disobbedienza civile è quello che non ci resta a che fare ed è forse l'arma più potente ed è un'arma singola. Perché anche noi abbiamo le nostre armi, è un'arma da utilizzare singolarmente, ma che se poi viene estesa a molte persone che ci circondano, poi assumiamo più potere. Quindi cerchiamo di utilizzare i termini che sono più eh, corretti, cerchiamo di stare molto attenti nei termini che utilizziamo, non confondendoli con la narrativa che ci viene trasmessa spesso e volentieri, come quella di oggi di Stoltenberg. Quindi, guerra è guerra e noi siamo assolutamente contrari anche a tutto ciò che rappresenta l'Europarlamento con tutte le sue istituzioni e tutto ciò che ne concerne e che ci sta dietro e sopra noi siamo diversi e non vogliamo avere nulla a che fare con queste istituzioni e con questo io ringrazio tutti quanti voi per essere stati con noi e ringrazio soprattutto i nostri ospiti Roberto Quaglia ciao grazie ciao Margherita ciao Arnaldo saluti a tutti quelli che ci hanno seguito e ciao ad Arnaldo, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, ciao Margherita, ciao Roberto, è stato un piacere e un saluto a tutti quelli che ci hanno seguito. Buona serata e buona fortuna a tutti, a presto.